Allora, eccoci qua, Duca, però scusate, allora, secondo il rapporto del Sole 24 Ore citato da Scuriatti, così almeno facciamo chiarezza per tutte, Firenze è la quinta provincia d'Italia per numero di furti con destrezza. Nel 2016 ne sono stati commessi 678 ogni 100.000 abitanti. Poi sui furti c'è tutto, eh. Ma è una cosa diversa, certo, con destrezza da quella del reato contro il patrimonio, è una cosa un po' diversa. Esattamente. Quindi poi, allora, se posso dire... Allora, da un punto di vista dei reati contro la persona, Firenze è il territorio di Firenze, ma questo per motivi, nessuno dice che dobbiamo essere, cioè questa semplificazione che fate sempre, per cui no, dobbiamo essere tutti, ci sono alcune province d'Italia per fortuna governate da centro-sinistra, ma altre governate anche da altre coalizioni in cui c'è meno delinquenza, ma questo non è mica però, cultura, però, eccetera. Ci sono pochi reati contro la persona, ci sono reati ad esempio contro il patrimonio, ma soprattutto furti con destrezza. Poi ci sono stati anni in cui ci sono state delle punte anche dei reati di violazione di domicilio, di furti nelle abitazioni, eccetera, ma non sempre è stato così. Ora, questo rappresentare Firenze come una sorta di Far West non è così. Che non è così, onestamente. Il concetto di fondo, però, sì, se posso. Il concetto di fondo, perché alla gente, e bisogna parlare molto chiaro, il concetto di fondo è che in questo paese, Firenze compresa, perché Firenze fa parte di questo paese, non c'è dubbio, con la P maiuscola, non esiste la certezza e l'effettività della pena. Se chi delinque, va bene, viene condannato a 4 anni di galera, questi 4 anni di galera se li deve fare per intero, invece qui fra sconti di pena e permessi vari. Allora sì, però la gente vuol sentire dire queste cose, ci vuole la certezza e poi l'effettività della pena. Che c'è, cioè, ma se uno sta in carcere si comporta bene, c'è un deve essere scontata. C'è troppo buonismo in questo paese che va a discapito della gente per bene. C'è un garantismo unilaterale nei confronti della delinquenza. Cerchiamo di far capire qual è la differenza fra noi, centrodestra, e i signori. Qual è la differenza? La differenza è sostanziale. Da una parte c'è molta tolleranza interessata per cercare di mantenere una certa situazione. Sappiamo benissimo che i tipi di reati che vengono perpetrati nella società in genere, gli extracomunitari specialmente, è 5 volte superiore a quella degli italiani, perché nel rapporto che c'è della popolazione extracomunitaria e quella italiana vediamo che tutti i reati, essendo 5 milioni e 8 gli extracomunitari e 60 milioni di italiani, tutti i reati che vengono perpetrati sono quelli degli extracomunitari 6 volte superiori agli italiani. Questi sono dati. E l'altro dato che ti ho detto, ce l'ho qui, fonti istituzionali, poi scusami, ma le devi leggere, perché il signore lì, il senatore, no, credo che non l'abbia considerato. Magari. No, è la tolleranza interessata da parte delle sinistre, comunque delle dire li difendono tutti e strumentalizzano queste queste lungaggini burocratiche per mantenere una situazione sulla pelle dei cittadini. Ma non è che poi, ragazzi, ma stiamo punto scherzando. E basta, come ma il ministro Minniti su questo ha fatto una battaglia durissima. Se posso rispondere al collega, è che intanto, diciamo, la sicurezza dei cittadini non è né di destra né di sinistra né di centro. La sicurezza e sicurezza, cioè dare una legittimità e anche una tranquillità e una percezione. Ma noi la forniamo con questo episodio? La percezione, diciamo, è importante. Io mi baso sui fatti. La nostra proposta di legge, peraltro ha raccolto 2 milioni di firme, prevedeva questo, anche il discorso della certezza della pena per il reato di questo tipo di reato, l'aumento da 2 a 4 a 6 anni. Perché? Perché in questo caso automaticamente aumentando la pena, anche la pena minima. C'è. Però il punto è anche la percezione. Adesso noi dobbiamo dire con sincerità che Firenze e la sua provincia è ben lontana da altre realtà. Viviamo in una realtà, dobbiamo essere sinceri, molto, molto positiva in alcuni aspetti. Poi è chiaro che ci sono i fatti criminosi e non bisogna abbassare la guardia, e bisogna dare la percezione ai cittadini della sicurezza. Questo si fa in 2 modi. Uno, con delle leggi appropriate che danno appunto questa certezza della pena, che danno appunto il fatto che i cittadini non siano poi perseguiti per legge. Due, anche un lavoro preventivo, perché poi è quello che bisogna fare, un lavoro preventivo, cioè
territorio, presidiare il territorio, valutare sì. prima presenza diciamo delle dei vigili di quartiere, presenza diciamo delle gazzelle di quartiere, sono proposte che io avevo avanzato diciamo già nel 99 in consiglio comunale, e io credo che la presenza sul territorio delle forze dell'ordine sia quel fatto preventivo che può dare un risultato anche della percezione della sicurezza. Io vi faccio una domanda, allora c'è oggi secondo voi, visto che dite queste cose, io poi non ho fatto un discorso di centrodestra, centrosinistra sul tema della sicurezza, ma c'è secondo voi oggi in Italia, ve lo chiedo, va bene? Io mi so dare là, c'è la volontà politica di attuare la certezza e l'effettività della pena per chi delinque? Secondo me non c'è. Allora, c'è un garantismo unilaterale nei scritto. Confronti della delinquenza. L'abbiamo non scritto. C'è, è la volontà politica, perché volendo le leggi ci sono, ci sarebbero, non c'è la volontà politica. Allora, fermi, scusate un attimo. Posso, allora, ma guarda, non si dati, No, no, qui parla giustizia e sicurezza, indice di litigiosità, nuove norme scritte, quali sono CIP e borseggi, furti in casa, furti ma ogni 100.000 abitanti, regione. Le province toscane si trovano tutte dal 75esimo al 104esimo su 110, dove Firenze è la 106esima, cioè la penultima. Quindi questi sono dati delle questure. Ma da dove le trae, scusi? Cosa? Non ha detto da dove le ha letti. Posso sapere da dove le ha letti? Tutti gli anni è il sole 24. Cosa dite? È il sole 24. Lei non può ridere quando io do dei dati. Ma non sto ridendo di lei. Guardi, no, ma li legge da domani. Ci domandavo da dove le legge. No, questi è i dati della questura, basta. Della prefettura, allora, di Comune. Io penso ci siamo Firenze è la 103esima e 8. Parliamo di altre cose di Firenze, regia. Parliamo di altre cose di Firenze, regia. Allora, oggi il collega Alessio Poggioni a Telegram ha intervistato un grandissimo Vittorio Sgarbi, che ha parlato così del turismo a Firenze, sentite. Il turismo fiorentino è una specie di cancro e come anche le città che hanno università, cioè dove c'è una presenza spuria di giovani, per una ragione o per l'altra, che non sono quindi gli autoctoni ma sono quelli che vengono da fuori, che siano giovani, studenti o turisti, tu hai un'espropriazione dello spirito della città che perde la sua natura, perché ci sono più giapponesi che fiorentini, quindi c'è una identità contaminata, che poi questo debba essere ineluttabile, è un altro discorso da fare, ma io credo che dovremmo anche valutare una qualificazione del turismo. Il turismo indiscriminato è pericoloso, occorre un turismo coltivato che abbia a che fare con lo spirito dei luoghi. E questo non è, per cui il turismo selvaggio rende poco vivibile gran parte della città, che è piena di monumenti, non è che ne ha uno o due, di luoghi in cui muoversi, dall'Accademia agli Uffizi, al Bargello, ne ha talmente tanti, certo, che è anche una città la cui offerta è molto allettante. Questo dice Sgarbi, Cordone già qui che dice ecco perché. Allora, io intanto vorrei ricordare, io sono d'accordo con le cose che dice Sgarbi, anche perché vorrei ricordare che Firenze, non tantissimo tempo fa, era chiamata la città profumata degli inglesi, e vorrei ricordare che ora siamo arrivati a dei livelli, e io vorrei che qualcuno dicesse qualcosa, e dicesse almeno una volta: Cordone, hai ragione. Io vorrei ricordare anche alle grandi pensate che vengono fatte ora. Pensate, nel 1872, se non ricordo male, l'architetto De Fabris realizzò appositamente in via Ricasoli, nell'Accademia, realizzò la tribuna del David per poter ospitare il David di Michelangelo. Qualche anno fa un grande, fra virgolette, assessore alla cultura della regione toscana, che mi sembra fosse stato sindaco di un comune del Mugello, se non ricordo male, Barberino, disse che il David doveva essere spostato per questioni di sicurezza dalla galleria dell'Accademia, realizzata apposta la tribuna del David per ospitare il David di Michelangelo, la galleria dei prigioni e quant'altro. Pensate, e ultimamente questo problema è stato riposto. Pensate a che livello siamo arrivati a Firenze. Firenze non è una città con il, per carità, il turismo di massa ha un suo valore, però Firenze, con tutto il rispetto, non è una città che può essere calpestata dal turismo di massa.
per il valore mondiale dell'arte che è ospitato a Firenze. Pensate soltanto a Piazza della Signoria, è un museo all'aperto con la Loggia dei Lanzi che tutto il mondo ci invidia e nessuno ha detto nulla su quello schifo di statua che sembra veramente un ammasso di qualche cosa ora ci arriviamo, che è meglio non citare, che è lì in Piazza della Signoria. Quelle cose non dovrebbero stare in Piazza della Signoria, perché Piazza della Signoria è una piazza storicizzata. Ditemi che cosa mi rappresenta quell'ammasso lì informe in Piazza della Signoria. Offende tutta Firenze, la Toscana e i fiorentini. Bene, allora fermi lì un attimo però, voglio ritornare invece su quello che dice Sgarbi con Andrea Ceccarelli. Cioè, Sgarbi vorrebbe quasi un richiamo a un turismo molto più selettivo per Firenze, il che diciamo è difficilmente conciliabile con quello che sta accadendo in città, l'esplosione del turismo grazie a nuove forme di accoglienza, vedi Airbnb. No, non c'è dubbio. Ora mi permetta però di dire una cosa sulla sicurezza e tornare un attimo. Allora, nessuno ha interesse che non ci sia sicurezza, su questo deve essere chiaro, si sarebbe semplicemente stupidi a pensare una cosa del genere. Mi pare fra l'altro che gli ultimi decreti del ministro Minniti mi pare vadano in una direzione completamente diversa. Io concordo con quel tipo di approccio. Sul turismo, indubbiamente Sgarbi dice le cose vere, cioè nel senso che ci sia un turismo di massa, che questo turismo fatto di milioni di visitatori della nostra città rischi di a volte di creare, anzi no, crea indubbiamente qualche problema, che vi posso dire, di igiene pubblica, di fruibilità anche della città, ecco, di vivibilità, non c'è dubbio. È molto difficile immaginare delle soluzioni, perché vorrebbe dire che cosa potremmo pensare, un numero chiuso? Cioè, molto molto difficile. Cioè, oggi, fra l'altro, comunque ricordiamoci che è un turismo che comunque a lungo si era discusso, no? Ritorna questa robusta, capito, del numero chiuso, cioè, appare decisamente, ma c'è veramente una spinta anche da un punto di vista anche una questione di interessi legittimi da un punto di vista economico riguardo la nostra città. Cioè, quindi ecco, è molto molto delicato intervenire su questo tipo di settore, insomma. Poi dico, noi in questi anni abbiamo fatto alcune cose, ad esempio l'ultimo accordo con la Airbnb, che sapete ha una crescita esponenziale, no? Perché anche da un punto di vista di ritorno alla città, da un punto di vista di tasse di tassa di scopo, in questo caso, che sapete può essere utilizzata soltanto nel settore del turismo. Ecco, non ci vedo molta altra possibilità, perché guarda, anche il numero chiuso, ma certo, ma immaginiamo pure, ammesso non concesso, si possa introdurre il numero chiuso, ma ci sono molti turisti che vengono a Firenze, visitano Firenze, che magari dormono a Montecatini, come sapete meglio di me, certo. Per cui a noi interessa il fatto che ci sono dei flussi giornalieri, quotidiani, di centinaia a volte, di migliaia, decine di migliaia di turisti che chiaramente rendono un po' meno fruibile la città e creano ovviamente dei problemi. Però vorrei segnalare una cosa e poi mi chiedo, ogni opportunità porta con sé dei problemi, questo in tutte le cose, e questo vale anche per il turismo. Il fatto che ci siano tanti turisti è una cosa che riguarda la nostra città da secoli, porta tanto beneficio, porta anche qualche problema. Mi scusi, questo è inevitabile. Però il turista che viene a Firenze, non voglio rubare spazio, dovrebbe, per la particolarità, la grandezza storica artistica della nostra città, io mi permetto di dire modestamente la capitale mondiale dell'arte, non solo italiana, insieme a Venezia, a Roma. Allora, il turista che viene a Firenze dovrebbe venire preparato. Poi aggiungo una cosa, per esempio, chi va in albergo e paga la tassa di soggiorno, questi soldi dovrebbero essere utilizzati, siccome comunque, che il turista sia io, che siano altre persone, va bene, in ogni caso si sporca, no? Nel senso, si sporca la città. Allora, perché non avere la possibilità di utilizzare i soldi della tassa di soggiorno per pulire, per tutte quelle operazioni che servono alla pulizia della città? Oggi mi sembra che questo non lo si possa fare, però ripeto, una cosa che è anche culturale, occorre veramente una svolta culturale. Chi viene in città come Firenze, come Venezia, come Roma, dovrebbe venire in queste città
preparato, sa cosa va a vedere, non girare tanto per girare così, lasciare la bottiglia di birra da una parte o il bicchierino del gelato che deborda dal cestino, diciamo, della nettezza, dico. Dovrebbe sapere che cosa va a vedere, dovrebbe arrivare preparato, ecco, ci vorrebbe anche una svolta culturale, un'adeguata preparazione. Io credo c'è un esame prima di venire a Firenze, questo, no, ma dico, dovrebbe avere una preparazione, nel senso, una comitiva che viene a Firenze deve sapere perché viene a Firenze, e io credo che in questo, secondo me, chi governa la città, a prescindere dall'appartenenza politica, dovrebbe sollecitare e fare di più, perché Firenze non è una città qualsiasi. Su questo bisogna parlarsi molto chiaro. Qui è nato l'umanesimo, il Rinascimento. Perdone, ha parlato all'inizio, ha parlato adesso deve tacere un po'. Scusati, poi come ha fatto il senatore, che io mi assumo tutto. Non è senatore, è consigliere comunale. Dovrebbe fare il senatore tra casa elezioni. Allora, mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico, sempre. Qualcuno se vuole contestarmi... Vabbè, quindi sul turismo che responsabilità? Il turismo, siccome io vado con i numeri, lo sai bene, no? Certo. Turismo, la Toscana e Firenze aveva 10 siti UNESCO, adesso ce n'ha 8 sole perché 2 l'hanno tolti, e fa il 6% di PIL turistico quando l'Emilia Romagna fa l'11%. Questo cosa vuol dire? Partiamo dalle infrastrutture che non ci sono, non c'è mai stata una politica, e poi arriviamo a Firenze che fa l'11%, questi sono dati, punto. Ma d'altronde tutte le concessioni che sono state date ai fast food, ma anche ai B&B che non vengono controllati e danneggiano notevolmente anche gli alberghi normali. Qui c'è una confusione notevole delle amministrazioni che si sono succedute, sia come dicevo la Martini e Rossi, che è una bella accoppiata, messa in una certa maniera, identifica bene quello che è stato gli ultimi 30 anni di governo regionale. Ma Firenze, che è gioiello mondiale, fragile, delicata, è una casbah sotto tutti gli aspetti, a partire dalle cascine dove sono triplicati gli spacciatori, a partire da certe strade tipo Via Gioberti, dove abito io, dove sono triplicati gli accattonaggi molesti, sì, l'occupazione di suolo pubblico abusiva, dove sono le telecamere, ma scusate, c'è un 30% dei clandestini, e questo lo dice la Caritas, non io. Se io vedo con la telecamera un clandestino che ruba, dov'è che lo vado a trovare? Questa è la realtà. Sono questi i dati e questa è la situazione. Non è dipeso da noi, noi non l'abbiamo mai amministrata né la Toscana e né Firenze. Credo che, tornando al discorso di prima, ci sia una tolleranza gratuita per noi, ma soprattutto strumentale, che non accettiamo più e speriamo di poter ribaltare. Minniti è una brutta copia di quello che vorrebbe essere veramente un vecchio Maroni che teneva, perché la prima cosa che disse Minniti: facciamo solo un grado di giudizio, ce ne vogliamo tre. Come fa a dire queste cose? Quindi è messo lì, come tanti altri, ci sarebbe da fare un altro discorso. Quindi le realtà sono queste, poi ognuno le valuti per quello che ritiene più opportuno, anche di parte. Non ho capito cosa c'entra questo sul turismo, però va bene uguale. Sentiamo Fittante brevemente e poi ci fermiamo e vediamo un altro clip di Sgarbi. Prego, Fittante. Nel 2014 abbiamo promosso un convegno di alto profilo, il centro storico, il suo attuale nella città contemporanea, il suo recupero, soprattutto funzione e significato di città per i cittadini. Cioè, che significa con Cervellati, che è un docente di recupero e riqualificazione urbana a livello internazionale. E ci siamo posti il problema già alcuni anni fa, e io avevo fatto anche delle proposte a livello anche istituzionale a Palazzo Vecchio. Il punto qual è? Che intanto quando si governa bisogna avere una visione, cioè il limite, diciamo, spesso e volentieri, diciamo, delle amministrazioni e di chi fa politica, che pensa sempre al domani o all'oggi addirittura. Invece bisogna avere una visione che va al di là, dai 5, 10, 15 ai 20 anni. Purtroppo questo non sempre avviene, e devo dire che anche in Toscana non sempre è stato così. Il punto fondato sul turismo qual è? Che al di là delle modalità, come si esprime Sgarbi, ma ha tutte le ragioni di questo mondo, nel senso che nel merito sono d'accordo e condivido l'analisi. Il punto è che Firenze è sfruttata all'eccesso, in modo come dire, disorganizzato e senza una visione d'insieme e neanche di prospettiva. Cioè, non si può pensare che Firenze, se uno va in centro, proprio nelle zone più, anche quello che si va a mangiare, anche quello che si offre ai turisti, non c'è dubbio,
sia negli eccessi dei prezzi sia anche nella qualità molto scadente, perché arrivano queste masse di turisti, diciamo, inconsapevoli, che chiaramente producono quell'effetti lì. Allora il punto qual è? Diciamo avere una visione d'insieme, che significa? Significa avere una consapevolezza di quello che è l'aspetto culturale. La faccio proseguire tra pochissimo, abbia pazienza perché c'è la pubblicità, tra poco terza e ultima parte di Girotondo e torniamo.